fossi entrato, dico, contro l'Austria, mi ricordo che la partita era Entrasti tipo talmente, il primo all'80esimo. tempo avevamo avuto tante occasioni da gol, la porta era stregata, quindi abbiamo preso pure due pali, mi ricordo, un paio di occasioni, insomma, abbiamo attaccato il primo tempo. Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, poi il secondo tempo la partita si era messa un po' così, attaccavamo sempre, però poi invece vicini al 75esimo 75. mi fece riscaldare, entrai e dopo 5 minuti fece un bel gol, grazie anche a Gianluca perché fece un cross veramente, era scoordinato, però ho detto ha fatto un cross veramente, e lì è stato La prima l'inizio. delle notti magiche, no? Senza di quel gol, oggi sicuramente non avremmo, insomma, tutta questa comunicazione anche con voi, pure ci sarebbe tutto questo entusiasmo attorno a me. È stato un rischio perché ha rischiato sia i vicini sia io, perché se non avessi segnato sicuramente sarei ritornato in panchina e non avrei avuto più l'occasione. 6 gol quella. E chi può essere lo Schillaci di domani in Non lo Italia-Austria? so, guarda, io è un bel gruppo questo, è un gruppo affiatato, corrono. Hanno un bel gioco, un centrocampo molto forte, ci sono molti doppioni, in senso che l'allenatore può avere tante scelte, credo che il motore di questa squadra sia Jorginho e gli attaccanti hanno un ruolo molto più nella fase offensiva, difendono, attaccano, sugli esterni hanno anche, Compiti, possono, insomma. insomma, anche è la cosa fondamentale che anche tra di loro c'è competizione, perché ognuno che scende in campo vorrebbe far bene e giocare da titolare, questo è importante, competizione calcistica. Certo. Grazie.